che avete fatto al presidente, abbiamo giocato male il primo tempo, ma il primo tempo abbiamo giocato solo noi a calcio, ci abbiamo avuto 3-4 palle gol e parliamo di giocato male il primo tempo, cioè vogliamo per forza trovare il pelo nell'uovo, ci hanno tirato in porta una volta sola e noi potevamo fare 3 gol minimo. È il presidente che ha detto, no, la prima, stavo qui dietro io, la prima domanda, ma quindi cerchiamo di essere, arrivederci presto. Poi se il secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo concretizzato tutta la mole di gioco che abbiamo fatto, perché noi fisicamente in questo momento stiamo benissimo. I complimenti li faccio soprattutto ai ragazzi che non hanno giocato fino adesso, che hanno giocato poco e quindi che hanno dimostrato, che hanno giocato oggi. Sì, quelli che magari durante l'anno hanno giocato di meno e quindi non mi aspettavo una partita così sotto tutti i punti di vista, perché hanno fatto veramente bene, molto attenta in tutto, ma dal primo tempo fino alla fine. Io il primo tempo per me siamo stati belli lo stesso, abbiamo creato delle occasioni, potevamo andare in vantaggio, poi sulla l'unica occasione da gol creata da loro, su un calcio piazzato, poi non neanche su un'azione abbiamo preso gol, però poi abbiamo avuto la palla per pareggiare subito la partita, perché c'è avuto Fioretti la palla per pareggiare e forse c'era anche un mezzo rigore, ma al di là di questo io faccio i complimenti a tutti quanti, anche ai ragazzi che sono entrati, Vallocchio, Aurelien, a un certo punto giocavamo con 7 under se non mi sbaglio e quindi addirittura senza il 95, quindi complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto oggi, perché giocare a Recanati con una squadra che stava benissimo, che sta andando forte, spedita per cercare di puntare ai playoff, non era facile vincere. Noi siamo stati bravi a riprendere la partita e a chiuderla. In questo momento non posso dire altro ai ragazzi che hanno fatto davvero tutto quello che c'era da fare, quindi complimenti a Fioretti, a Gavoci, Candellori non è una scoperta e quindi... Ottavio, sembra che sei ancora in corsa per il campionato, per la classifica. No, no, io sono in corsa per cercare di fare sempre il massimo ogni domenica. Avevo detto ai ragazzi che mi dovevano mettere in difficoltà perché... per far capire a me che magari qualche volta ho sbagliato, quindi loro lo hanno dimostrato, quindi complimenti a loro perché si sono fatti trovare pronti nonostante fosse da molto tempo che non giocavano a calcio, quindi una partita di 90 minuti, quindi complimenti a Gavoci, a Fioretti, Candellori che ha fatto benissimo, ripeto, Raparo, la difesa, Tagliaferri, Montesi, tutti quanti, io non posso, ma dal primo all'ultimo anche chi è entrato ha fatto benissimo. Quando hai maturato l'idea di cambiare 9 della formazione titolare, diciamo così, perché prima mi pare che avevi detto, non ho sbagliato, 2-3 massimo cambi, ma è così? No, ma perché io considero titolari, Casavecchio considero un titolare, Pezzotti lo considero un titolare, ma anche gli altri, Raparo lo considero un titolare, Montesi ha fatto il titolare per tanti anni, tante partite. E quindi per me non so, cioè per me le novità oggi sono Tagliaferri, Cavoci, Fioretti e cosa, come si chiama, il portiere Mazzoleni. Poi i ragazzi che sono entrati, Duabì 98, Vallocchia 97, che hanno forza, hanno gamba, quindi sono ragazzi che la Sammettese in futuro ci può puntare, ecco. Hai cominciato a parlare con il presidente per il futuro, cioè per il futuro a livello di elementi? No, no, abbiamo parlato solo, mi ha chiesto solo se c'era la mia disponibilità a rimanere, io ho detto che la mia disponibilità c'è al massimo della mia voglia, della voglia di rimanere qui, poi logicamente ci metteremo a sedere e vedremo quello che ci sarà da fare, poi strada facendo non si sa, può succedere che magari il presidente si sveglia e ci manda tutti a casa, quindi no, no, adesso... Però il presidente è uno che va... No, no, io non ho procuratore. Il presidente però è uno che viaggia per conto suo, ha detto che gli piace Esposito, ha detto che gli piace Ridolfi, che non l'ha mai dimenticato, poi ha detto che Coman, non conosce Curiale, vuole Coman del Bayern di Monaco. Coman non lo voglio pure io, no, a parte gli scherzi, io penso che in questo momento dobbiamo pensare a chiudere questo campionato nel migliore dei modi, a valorizzare qualche giovane nostro come stiamo facendo e cercare di crescere fino alla fine.